Avvia il campionato di calcio a 7 amputati, un grande evento a Cracovia, è tutto pronto, la nostra nazionale vuole ben figurare. Beh, sicuramente sì, noi siamo pronti, ci siamo preparati a dovere con tutto ciò che insomma è conseguito purtroppo da questa situazione del Covid, ma siamo sicuri di aver fatto la nostra parte, quindi partiamo con totale serenità e soprattutto con grande spirito di squadra, e poi sappiamo bene quanto lo spirito di squadra è giovane, anche gli ultimi campionati europei del coach Mancini insomma ha dimostrato quanto questo è importante. Credo che sarà un campionato che sotto un certo profilo non sarà particolarmente semplice, ma siamo sicuri di poter riuscire a raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi. I trionfi alle Olimpiadi di Tokyo per i nostri atleti paralimpici può essere uno stimolo in più per voi? Beh, assolutamente sì, io direi che questo insomma ha dimostrato non solo la grande capacità di resilienza da parte del mondo della disabilità, ma soprattutto quello che è la grande normalità della disabilità nella vita, che non solo permette di poter essere inclusivo nell'ambito di tutti quelli che sono i processi sociali, ma anche laddove si arriva a delle situazioni estreme dove il gesto atletico nello sport diventa importante, non solo si raggiungono grandi risultati, ma soprattutto si dà un bello spettacolo dove la disabilità scompare e appare solo l'abilità dell'uomo. A chiudere, Presidente, si può dire che il 2021 è stato un anno di ripartenza dopo i problemi difficilissimi che attraversa il mondo, in generale per lo sport paralimpico? Credo che il 2021, dopo il 2020, dove il Covid va veramente ha flagellato un po' tutta la, non solo la popolazione italiana, ma tutto il mondo, sia stato un grande anno di ripartenza, dove soprattutto nello sport si manifesta in maniera più importante quella che è la capacità di poter voler uscire in maniera determinante da situazioni di difficoltà. Quindi lo sport non solo aiuta a poter vedere dei grandi risultati paradossalmente saltano fuori proprio nel momento in cui si vivono le più grandi difficoltà, ma soprattutto dà quella grande speranza del poter continuare a credere che possiamo uscire fuori da questa grande crisi. Renzo Vergnani, CT della Nazionale Calcio a 7 amputati, tra pochi giorni a Cracovia. Vorrete fare bene, siete un po' una mina vagante come è stata la nostra nazionale agli ultimi europei? Sì, io penso che sì. Siamo preparati benissimo, i ragazzi sono molto carichi e sicuramente faremo bene. Abbiamo un gruppo forte, affiatato, e speriamo di fare come nazionale l'uomo dotato. 2021 è stato un anno di ripartenza per voi? Sì, praticamente sì, tutto il mondo paralimpico penso, io vedo per tutta l'Italia sportiva, no? È stata un po' una ripartenza e speriamo che lo sia anche per noi, ci siamo ritrovati dopo 2 anni e il lavoro l'abbiamo fatto bene e speriamo che continui così. Esatto, un giudizio sul girone. Il girone impegnativo, ci giochiamo tutta la qualificazione praticamente nella prima partita con la Georgia e quindi vedremo, speriamo di riuscire a batterla, è alla nostra portata. Poi invece con la Turchia sarà veramente dura, ce la giochiamo. Obiettivo? Obiettivo assolutamente nelle prime 8, a me piacerebbe nelle prime 4. Grazie ed in bocca al lupo.